Bentornati all'informazione delle assemblee di Dione Italia in una nuova location in vista del prossimo report, ma intanto ascoltiamo i titoli. Incontri fraterni. Si è tenuto lo scorso 2 giugno a Bordighera il 15° incontro fraterno delle chiese della regione Liguria. Eventi in agenda. Prevista per il prossimo 14 giugno la seconda giornata nazionale di preghiera che coinvolgerà le comunità Adi dell'intera penisola. Fede e scienza. Il 2015 è proclamato dall'ONU come l'anno internazionale della luce, elemento che nella Bibbia risulta fondamentale fin dai primi versi. E tornati insieme, iniziamo proprio con un report, quello del 15° incontro fraterno della Liguria che si è tenuto lo scorso 2 giugno. A Bordighera, uno splendido comune sulla Riviera dei Fiori, noto per la coltivazione di piante di agrumi e olive, in una delle belle giornate primaverili liguri si è tenuto martedì 2 giugno il 15° incontro regionale delle chiese Adi. Si tratta di un avvenimento che oramai da diversi anni riunisce i credenti della Liguria per rinsaldare i vincoli di comunione fraterna, aggiornarsi sullo sviluppo dell'opera di Dio nel territorio, incoraggiarsi e pregare per le nuove iniziative che si intendono affrontare nel futuro. Sebbene sia considerata terra di missione per diversi aspetti, sono ancora molte infatti le località della Liguria non raggiunte dalla testimonianza dell'Evangelo, sono però encomiabili l'impegno e le iniziative ravvisabili nei conduttori delle comunità, insieme a tutta la fratellanza della regione, volti al progresso di una genuina testimonianza cristiana attraverso la predicazione della parola di Dio con i diversi mezzi che Dio ha messo a disposizione. Tra questi, la diffusione dell'Evangelo attraverso un progetto radio TV che, avviato negli ultimi 3 anni per la grazia di Dio, continua a svilupparsi e a portare buoni risultati. Ai nostri microfoni Luigi Amodei, pastore della comunità locale di Bordighera. Io sono contento e forse non trovo le parole per esprimere la gioia di questa giornata. Delle varie chiese da Genova a Ventimiglia c'è veramente una bella rappresentanza di tutti i pastori e certo questa è stata una giornata ed è una giornata da ripetere, perché la gioia del Signore è quella che riempie il cuore, ci stringe insieme nell'amore fraterno, nella comunione fraterna per lodare Dio e ringraziarlo tutti i giorni. L'incontro ha avuto luogo presso una sala del cinema Olimpia, in pieno centro cittadino, dove centinaia di fedeli si sono riuniti fin dal mattino. Gennaro Chiocca, pastore a Lodi, Piacenza e San Giuliano Milanese, invitato per l'occasione, è stato relatore dello studio biblico tenutosi al mattino e predicatore nel culto del pomeriggio. Il pastore Chiocca, ai nostri microfoni, parla del tema affrontato durante la giornata. La Chiesa deve prendere coscienza che questo è il miglior tempo, il tempo propizio per poter operare. È il momento opportuno, se crediamo che siano anche gli ultimi tempi, perché la Chiesa possa prendere coscienza non solo dello suo stato spirituale, che cos'è la Chiesa, quindi è la moglie dell'agnello, ma possa prendere anche coscienza del potente mandato che ha, quello di conquistare altri territori e di assoggettare a Cristo altre anime. Altro importante appuntamento, quello di cui parleremo tra poco, e cioè la giornata nazionale di preghiera che 2 volte all'anno ritorna per i credenti e i simpatizzanti delle chiese evangeliche Assemblee di Dio in Italia. Domenica 14 giugno 2015, migliaia di credenti appartenenti alle chiese evangeliche delle Assemblee di Dio in Italia, legati dal desiderio di vedere l'opera del Signore espandersi, si riuniranno insieme per la giornata nazionale di preghiera. Si tratta del secondo appuntamento annuale di questa preziosa iniziativa, che nelle seconde domeniche dei mesi di gennaio e giugno di ogni anno vede impegnati i pastori, collaboratori, credenti, in un tempo speciale di preghiera ed intercessione. Nell'arco della giornata verrà seguito un programma di massima comune per tutte le comunità Adi che parteciperanno all'iniziativa. Con modalità ed orari differenti nel rispetto delle esigenze locali si alterneranno riflessioni su brani biblici, canti ed ampi spazi dedicati alla preghiera. I temi di preghiera proposti saranno la consacrazione personale, le popolazioni colpite da guerre e calamità naturali, la fratellanza che si trova in difficoltà a motivo delle mutate condizioni economiche, le campagne di evangelizzazione, la conversione dei familiari, gli istituti e i servizi di assistenza, l'opera di Dio in Italia, le missioni estere ed altre necessità locali. L'offerta raccolta nella giornata nazionale di preghiera sarà destinata al campo Campi Nuovi e verrà utilizzata per il sostegno di comunità di nuova apertura, di un operaio cristiano e di un addetto all'evangelizzazione con la TV presso il servizio audiovisivi.
Questa iniziativa, che ormai si ripete da anni, ha dato nel tempo i suoi concreti risultati, non solo con raccolte di offerte a favore di zone dove non è presente la testimonianza evangelica pentecostale, ma anche con esperienze di ritrovato fervore spirituale da parte di chi, dedicando un buon tempo alla preghiera, ha visto riaccendersi nel proprio cuore il fuoco della consacrazione personale. Grazie alle contribuzioni delle realtà locali, molti punti di testimonianza sono stati aperti e stabiliti negli ultimi anni, dando possibilità ai tanti di ascoltare nella propria città l'Evangelo della grazia di Cristo. E torna alla nostra rubrica Fede e Scienza, che questa volta ci presenta considerazioni intorno alla luce. Il 2015 è stato proclamato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite l'Anno Internazionale della Luce e delle tecnologie su di essa basate. Lo scopo di tale designazione è quello di far capire ad un vasto pubblico, specie fra i giovani, l'importanza che la luce riveste nella nostra vita quotidiana ed i benefici che da essa traiamo, sia in termini di conoscenza sia di utilizzo. La luce non è altro che un'onda che si propaga nello spazio, trasportando energia, quindi informazione. Gli scienziati, nel definirne la particolarità, fanno riferimento ad una caratteristica che la rende un elemento unico nel suo genere. Infatti essa si comporta sia come una frequenza, sia come un fascio di particelle. È chiamata più propriamente radiazione elettromagnetica ed inviluppa in sé un insieme di valori ben più ampio della capacità che il nostro occhio riesce a recepire, quindi ne esiste gran parte che noi non vediamo. Giusto per fare un esempio semplice e attuale, su ciò che si può percepire ma non possiamo vedere ad occhio nudo, basti pensare alle onde radio con le quali possiamo ascoltare le frequenze delle emittenti radiofoniche. Esistono anche se non sono visibili all'occhio umano. Oppure, restando in argomento, la luce agli infrarossi che non riusciamo a percepire ad occhio nudo, ma che fa funzionare molti telecomandi moderni. Per la centralità dell'argomento, si è deciso dunque a livello internazionale di dedicare un intero anno per sensibilizzare tutti sulla sua importanza e su un uso più consapevole in più fronti. Anche la Sacra Scrittura sfrutta questa fondamentale entità del creato per donarci degli insegnamenti da applicare alla nostra esistenza terrena. E come gli scienziati hanno riconosciuto l'utilità di fare considerazioni su di essa, così lo fanno i credenti, approdando alle descrizioni trasmesse dalla Bibbia. È proprio quel famoso Fiat Lux che viene usato per indicare talvolta la chiarezza che viene introdotta in una situazione di oscurità ed incertezza. La luce, dunque, come elemento donatore di nitidezza e purezza, in contrapposizione con l'esatto opposto, il buio, immagine di confusione, ambiguità e in tanti passi della scrittura, di peccato. Essendo evidente questa dicotomia, la Bibbia richiama l'importanza di camminare nella luce, ossia individuare ciò che può aiutare il credente a vivere nella condizione di semplicità e santità. Senza mezzi termini, il salmista dichiarava: «La tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero». La scrittura può aiutare il credente di ogni tempo a rischiarare l'esistenza con i giusti criteri di scelta per essere graditi a Dio. Il Nuovo Testamento renderà ancora più esplicito questo rimando. Gesù parlò loro di nuovo dicendo: «Io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». Solo in Cristo si può sperimentare la salvezza dell'anima, la vita spirituale, la pienezza dell'esistenza illuminata dalla grazia divina. E dunque, questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunziamo. Dio è luce e Lui non ci sono tenebre. Il re Davide, così come il credente di ogni epoca, poteva pertanto esclamare rivolgendosi direttamente a Dio: «Poiché in te è la fonte della vita e per la tua luce noi vediamo la luce». E con questo vi salutiamo, è tutto per questo numero del notiziario ADI. Continuate a seguirci sulle pagine e profili social e a scriverci all'indirizzo notiziario@assembledidio.org. Al prossimo numero!